Stavolta ho un bel po' di acquisti, cioè vabbè, acquisti e recuperi. Partiamo dai recuperi. Due Dylan Dog che stavo aspettando. Il numero 24, I conigli rosa uccidono, che è penso la prima delle avventure in cui Dylan affronta il coniglio rosa assassino. Scritta da Luigi Mignacco e disegnata da Piccato e Valeri, un Piccato proprio quando era proprio il grande Piccato. E poi ho recuperato il numero 31, anche questo disegnato da Piccato, scritto da Tiziano Sclavi, il Gran Guignol, il Gran Buffone. Poi Guignol era una marionetta francese. Questi due numeri proprio che volevo recuperare assolutamente. Perfetto stile Dylan Dog, old boy. E poi ho comprato, come nuovi acquisti, anche se uno di questi acquisti è un'altra ristampa, ho preso il numero 4 delle ristampe di Martin Mister fatte dalla IF. Il numero 4, eccolo qua, che c'è l'uomo che scoprì l'Europa e la fonte della giovinezza. Ecco qua. Stavolta mi sono convinto a prendere uno dei volumi di queste ristampe, ma giusto così per farmi un'idea, ma sicuramente non farò la serie, no, 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 assolutamente. E poi, dulcis in fundo, il volume che più stavo aspettando in verità, il gran finale del team-up tra Dylan Dog e Batman, il numero 3, l'incubo di Gotham. Dan dan dan. Che me ne pare?